Il carnevale rovesciato, forse possiamo chiamare così, possiamo intitolare così questo capitolo oscuro di questi giorni, dei nostri, di questi tempi, i tempi del coronavirus, i tempi della pandemia. Beh, sì, è un episodio, momento sconvolgente che ci coglie assolutamente impreparati. È la grande sorpresa, ma sorpresa di che cosa? È sorpresa certamente della malattia, la paura della morte, è la prima cosa di cui l'uomo, in quanto essere cosciente e consapevole, ha. Ma è anche il disagio, l'incapacità di reagire, di trovare una reazione logica al paradigma rovesciato, al mondo che improvvisamente cambia le sue regole, cambia i propri paradigmi. Quel mondo a cui eravamo abituati, che era quello dei gesti quotidiani, della vita quotidiana, uscire da casa, andare nei locali, incontrarsi con le persone, avere relazioni di lavoro, di piacere, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di piacere. Viaggiare, stare in massa, avere i numeri e soprattutto la logica appunto del numero, della quantità come paradigma e come elemento qualificante delle relazioni umane, il consumo, il mercato fondato appunto sul numero, dai musei alla pubblicità, alle merci, al mercato. Beh, tutto questo viene improvvisamente rovesciato. A causa di una particella infinitesimale, che cos'è un virus? Un virus è un microrganismo acellulare che vive in un modo parassitario sull'organismo altrui e che ne provoca addirittura la morte fisica, la morte biologica, una cosa piccolissima, una quantità infinitesimale di corpo che entra in un corpo complesso, una macchina complessa e agisce come una macchina celibe, il contrario di una macchina produttiva da morte. Questo provoca panico, provoca scompiglio, provoca quella dimensione del dissolvimento della logica, della ragione, delle ragioni per le quali appunto le relazioni sociali, le relazioni interpersonali sono fondate. Ecco il panico che si diffonde, né, con la pandemia. Beh, ci sono degli esempi storici, da che appunto abbiamo una memoria nella scrittura, e sono le pandemie appunto di Atene, raccontate da Tucidide, la guerra del Peloponnese, siamo nel 430 a.C., poi sono appunto le grandi pestilenze che arrivano dall'Oriente, in genere le pestilenze arrivano dall'altrove che l'Oriente, l'altra parte, la pestilenza di Giustiniano, la peste nera del 1300, del 1300 che genera grandi narrazioni, grandi racconti, accende la fantasia, ecco il grande racconto appunto della Firenze di Boccaccio e poi le pesti appunto del sud, di Palermo, di Napoli, la peste di Londra del 1600, la peste di Marsiglia del 1720, in genere sono città che sono legate al mare. Poi l'Ottocento che si caratterizza come il secolo del colera, colera che si diffonde spaventosamente a Napoli, a Venezia. Il colera appunto come forza appunto distruttrice incontrollabile. Forse l'ultima grande narrazione il colera descritto da Thomas Mann, ripreso da un grande artista italiano che è Luchino Visconti, nella morte a Venezia. Ecco questa città che è simbolo dell'estetica, che è il luogo della bellezza, che si trasforma improvvisamente, grazie appunto al colera, nel luogo della morte, della dissoluzione. E viene raccontata nella vicenda di Aschenbach, che è appunto un musicista, scrittore, nelle due versioni, quella cinematografica e quella narrativa, che vede la propria vita perfetta, la vita estetica, la vita fondata sulla perfezione dell'opera d'arte, dissolversi, corrompersi letteralmente a causa di due fattori. Il
Quello fisico è certamente quello del colera, del contagio del colera, ma ce n'è un altro che è forse ancora più devastante, che è quello della passione erotica che appunto pervade questo individuo, questo artista, questo intellettuale, che vede dissolvere la propria ragione per un corpo, per la bellezza di un corpo, che è quella appunto di Tazio, che verrà visto nell'inquadratura finale, nella sequenza finale di Morte a Venezia, del film, come un Apollo visto appunto di spalle davanti alla spiaggia, al lungomare, alla battigia, e che vedrà poi piano piano inquadrare nella stessa posizione quasi di Apollo la macchina fotografica. E lì si vede appunto il dissolversi della ragione, del senso, del corpo e dello spirito di Aschenbach. 1911 La morte a Venezia, 1912 è il dissolvimento della macchina perfetta, della meraviglia della macchina perfetta, il Titanic. E 2 anni dopo, l'altro dissolvimento della ragione nella cultura occidentale, che è la Prima Guerra Mondiale, che è appunto la dissoluzione della ragione, il dissolvimento della ragione per opera della macchina che l'uomo stesso ha creato, il mezzo tecnico che si trasforma in uno spaventoso mezzo di morte. Pensate alla tecnica, alla tecnologia che viene usata nella Prima Guerra Mondiale, il massacro. Conseguenza, subito dopo la Prima Guerra Mondiale ci sarà un'altra epidemia spaventosa in tutto l'Occidente, che è appunto la spagnola, che provocherà un numero altrettanto spaventoso di milioni e milioni di morti. Bene, questa metafora, questo paradigma della peste viene colto dalla letteratura, l'abbiamo detto appunto nella narrazione della storia, ma un altro grande filosofo e scrittore, che Camus, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, scriverà appunto La peste, un romanzo del 1947, ambientato in un posto che è fuori dall'Europa, ma è contiguo, è Orano, da cui appunto è originario anche Camus, e che vede sconvolgere appunto piano piano le regole civili, le regole normali, la normalità. Bene, che cosa accade con la peste? Accade una cosa che ha spiegato in modo eccellente da pazzo, da visionario, nella sua detenzione nel manicomio, nella sua detenzione nella reclusione per matti, che era un grande intellettuale, un grande attore, uomo di teatro e di cinema, che era Antonin Artaud, che appunto negli anni 30 del Novecento scrive un libro bellissimo, Il teatro e il suo doppio, su una serie di saggi, in cui c'è un capitolo dedicato al teatro e la peste. Dice Artaud che il teatro è come la peste, provoca un contagio incontrollato dove i paradigmi si rovesciano, dove è il dominio appunto dell'Apollineo, e dove il corpo funziona come unico elemento di comunicazione. La peste che cosa fa? Che funzione ha? Quella di cogliere immagini assopite, di far esplodere il dionisiaco che è latente, che è dominato dall'Apollineo e che invece sorge all'improvviso e spinge all'estrema, spinge l'uomo a fare delle cose estreme. E come la peste scioglierà appunto quei conflitti che sono tenuti latenti nella società, che sono controllati dal dominio appunto della politica, della religione, delle leggi, della convivenza civile, esplode appunto e non ci sono più i conflitti, c'è soltanto uno straordinario panico. Le forze sono appunto sono oscure e rivelano quella vita segreta, quella vita separata che era appunto che è tenuta norm dalla norma, dalle norme sociali, segregata e che invece esplode, sconvolgendo appunto l'ordine dato, l'ordine costituito. Ecco, le forze dell'inconscio che vengono liberate da questo Dioniso improvviso, da questo Dioniso liberato che è la peste, dalla rappresentazione apollinea
si passa alla presentazione della forza, della violenza, dell'io fuori controllo, che appunto è la dimensione di un teatro panico, di un teatro portato appunto alle estreme conseguenze, senza la razionalità della rappresentazione. Ecco, questa dimensione appunto del quotidiano come un carnevale rovesciato, come un carnevale tragico, dove non si ride più, ma si ha paura, si teme, si ha terrore, si ha quella dimensione appunto dello sconvolgimento dionisiaco di cui l'uomo appunto ha paura. Questa è la condizione che stiamo vivendo e che cerchiamo di tenere sotto controllo con la razionalità, con i comportamenti civili, con le norme, le regole che ci diamo. Ma guardate, una società è un mondo che era vissuto sui numeri, sulle folle, sui consumi, sui biglietti dei teatri, sui biglietti dei cinema, sui biglietti dei musei. Viene improvvisamente rovesciato, non si può più viaggiare, non si può più affollare i locali, non si può più affollare le strade, non si può più neanche andare al lavoro. Devi stare chiuso in casa, segregato e isolato, è l'imperativo categorico rovesciato. Beh, esattamente come la maschera, siamo adesso costretti a uscire da casa con delle mascherine che servono a tutelare, a tutelarci, ma una metafora più grande è quella della maschera del teatro, la maschera che nascondendo in realtà rivela. Rivela il volto.